Saluto a tutti, eccoci oggi in corti di Punta Ugarmino di l'Osteria Tempi Fari. Ringraziamo i barroni di averci ricevuto per parlare di caccia. Allora, Ugarmino, che sapete, era qui che lo sarrustia torduli e merle nei tempi passati, e per parlare dell'evoluzione a caccia, che gli era un bisogno nei tempi vecchi, oggi che gli è un piacere, un bidato a Roger Maupertuis, che è stato parecchi anni presidente della Federazione a caccia di Corsia Soprana. Ora ci ti saluto. Anch'io, ti ringrazio. Ci conosciamo un bel tempo. E allora, ora c'è, giusto appunto, questa missione aveva tre cacce tradizionali, si può dire. A caccia a Ira, in Cuzzà, a caccia ai capi, nel Fiumorbe e nel Udenda, e poi a caccia a un cinghiale che ne abbiamo filmato un tallone una ventina anni fa. Allora, sei stato presidente, padente, si può dire, una ventina anni. 20 anni e 6 mesi. 20 anni e 6 mesi, quest'anno è via dato ritirata. Dobbiamo ritirata. Sì, hai trovato il nuovo parco regionale, tu conosceva. Più o meno, gli animali che campano in Corsica. Abbastanza. Che sguardo hai oggi di Agaccia? Agaccia è, sapete, è difficile. Agaccia si guida a società, si guida a civilizzazione. Siamo una civilizzazione che passa in furia, evolue assai in furia, mica sempre in bè. Ma evoluiamo un fuori, e la caccia è la stessa, evoluiamo anche ella, di una maniera che mi piace mica troppo, ma evoluiamo comunque, e ciò che da me non si può mica parare, Voilà. Dei tempi la caccia era un'attività familiare, l'agricoltore non resistesse tempo ai cacciatori, perché l'agricoltura per difendere il suo travaglio, suente andare a caccia apposta, e poi a Omega era la sola soddisfazione di cambiare appena la sua vita, di entrare amici, di ritrovarsi e tutti insieme per cacciare. Voilà. Allora, giusto appunto, parliamo dei tempi vecchi, a caccia direi no, un bisogno, perché mangiano qua a caccia, certe famiglie, un cinghiale, c'erano gli ogelli, direi no, un bisogno di cacciare. A caccia faceva partita di un complimento irrivenuto, non solamente gli uova per nutrirsi, ma gli uova per vendere, quando li viene i merli e spediano in Marsella e Astro. Dunque era di no un rivenuto complementario dell'agricoltura. E oggi? Oggi è un abusamento, oggi e niente vanno a cacciare per ammusarsi e soprattutto per tirare. E questa è la mentalità che mi piace mica troppo a me. A volte pensano che a tombare, che a tirare, si tira, cartucci, migliaia di cartucci, avere a caccia non è mica questo. Avere a caccia è un comunione anche alla natura e di un rispetto dell'animale. Infatti oggi c'è una gioventù che campa nella città e che volta nei paesi per cacciare, ma che è staccata dalla natura, si può dire. E questa è staccata dalla natura, ma sapete, la gioventù, anche pure la gioventù paesana, ha cambiato anche la sua maniera di va. Se li buoni giugni a caccia ancora 4, non partono mica via già 3-4 ore a piedi. Dunque i giovani evoluiano anche lì. I giovani sono ciò che li interessa soprattutto ai giovani, mica tutti, ma a meglio parte udire, non pensano che tirà a palla e a tumba. Voilà. L'arma che c'è oggi. Tumba. E se li vanno tumba 10 cignali, non se ne contentano più di uno. Uno non porta manco più a caccia per uno. Non c'è più limite. Voilà. E così allora c'è un insegnamento, c'è una maniera di cercare, di fare riflettere, non a fare così. La federazione ha sempre preparato i giovani cacciatori, ha permesso. E abbiamo insistito assai nella realtà di un rispetto dell'animale, nante il fatto che la caccia, per essere interessante, ciò che la sia fatta bene. Il piacere della caccia è quando è fatta bene, anche io oggi, anche le buste, quelli che saranno impostati, quelli che hanno tirato, tutto il mondo ha il suo ruolo. E nel ruolo c'era un'architettura, c'era un chef che comandava, che era il più che sapeva. E piano piano, un giorno, si faceva con le amiche e soprattutto con la famiglia, no, perché i violini andavano a caccia con gli uabbi, con gli uaboni, e piano piano si formavano così, nel teo luogo. E poi c'era nulla a fare la trasmissione di Usabè che si faceva con i vecchi. Si faceva che Usidello era abbiato in mano subito, e la passione subito Usidello per la parte il suo più maggiore, dunque la parte anche lui. E giunta a 7-8 anni lo portavano e piano piano guardava come lo si passava e si formava anche un naturale. Piano piano della vita, l'affare viaggiava da Di Perello, diventavano cacciatori senza troppo rendersi conto. Voilà.
tempo, era una maniera di scoprire un territorio e di conoscerlo, no? Di conoscere, di rispettare i luoghi, di rispettare i territori, di rispettare le proprietà, di rispettare gli animali, di rispettare tutto. Erano formati in un senso della vita. Voilà. Dunque, sono gente che non risicavano più nulla, erano formati in un fatto, era una garanzia per la mentalità di tanto, di agascia di tanto. Non c'era mica i mesi che c'è oggi, non per cacciare, le armi, i cartucci, dando. Tanto i cartucci erano ricaricati parecchie volte, cioè non si frustavano mica, non si tirava colpo sicuro. Quando mi mancava era un cartuccioietto, dunque tutto era misurato, non c'era mica tutte su spargimi che c'era qua. Allora si vedono cartucce dappertutto abbandonati, un contenuto più, e comprano ben migliaia, ma non è più tutto affatto lo stesso. Ah, noi tempi vecchi, si può dire anche lui preistorici, non erano mica fucili per cacciare, dunque c'erano le tecniche per cacciare, c'erano le tecniche vecchie. Ah, io non so cervello. Era la confrontazione di l'uomo con la realtà della natura, che piano piano gli permetteva da manacà certe maniere una maniera di cacciare, e più o meno ci so che erano più evoluati che d'astri, e questi mettevano in pratica mori di cacci adatte alla sua realtà. Cioè essere più maligni che l'animale. Cioè se fosse mica più, cioè essere più intelligente che l'animale. Più intelligente che l'animale. E poi soprattutto cioè saper conoscere l'animale. Conoscevano il comportamento dell'animale, sapevano la reazione dell'animale. E dunque questi usubranavano di questa maniera questi. Campano serme, si può dire. Campano serme. Allora, giusto appunto, se vecchie cacce, forse una più vecchie, io capio. Questa è una caccia che è stata praticata in Corsica, si può dire, durante i secoli. Soprattutto in tutta la Corsica, ma soprattutto i luoghi di c'è assai Macchione. Macchione, Agosto Orientale, Portivecchio, De Usud, Naiaccio, Piana, in Balagna e noi, perché tanto c'erano i passaggi di Dordoli e di Merle, assai importanti, che venivano a mangiare la live, avanti e riparte, erano a migliaia così, e ne avevano a migliaia, ma questi di noi, cioè, c'è un saper fa, perché se non sapete mica fare, potete mettere gappie quante la vi pare, non ne rete mancuno. C'era una maniera di valli, una maniera di dendali, una maniera di organizzare la caccia. Era tutto un saper fa. Allora, oggi è diversa questa caccia, è diversa poi in pochi anni hanno avviato, ma ne pochi anni fa eravamo andati in Fiumorbo e in Udenda, a Santo Pedro, e abbiamo seguito i cappiaioli. Allora, ti propongo. Ti voglio aiutare a fare. C'era un'altra caccia tradizionale in Corsica per i dordoli e per i merli. Si chiamava a scodola, in Balagna, a scodola. A scoda che volevi? Si scodano la mandorle, si scodano la live. Dunque così si scudiano i dordoli e le merle. In tempo d'inverno, quando faceva assai freddo, che c'era assai vento, gli animali, la gente si appullavano nante ranche più basse. Un'equipe di gente, giungiano dei tempi, avevano l'era, bel lume, dopo avevano i lumi elettrici, le lampade. Uno accendia e l'astro con una balicchia minava, e la gente lo cascava e lo mettevano dei sacchi, ne impiano i sacchi pieni. Dunque questa è una caccia di noi tradizionale, all'epoca si praticava. Allora, ti propongo dunque di andare in Fiumorbo e in tenda, eravamo andati giusto appunto a bere queste cacce tradizionali a caccia a Ugapio. Qui nella regione di Unibio, in tenda, c'erano parecchie famiglie, ne facevano un mestiere. All'epoca d'inverno, quando venivano i dordoli e merle, che davano un resto, e facevano che mettevano i capi. Li rapportavano quantunque appena i soldi che entravano all'interno, perché si vendevano anche in regione inizio di Marsiglia. Un guapo di un uomo, un mogo caro, faceva che questo. Giunta la stagione dei dordoli e merle, non si parla. Tutta la famiglia lavorava per questo. 2 anni fa non era pieno qui, ma quando le unirono? Qui delle forne si avvertiscono tutto, l'indomani c'è 200 cacciatori nella stessa Iena. E se ne vanno, un po' non manco mangiare, non ci possono più stare in merla in Corsica. No. Poi non manco più mangiare, sono obbligati ad andarsene. Invece un canale laio, non faceva nessun chi rimore, pigliava giusto quella che lo pigliava, o attirano. Non ta 4 colpi, quella che casca, ne giovano una, non ta 4, una, non ta 5. È una catastrofa. E poi più ti con tutti questi colpi sono obbligati di dare ragione. Ai capi ce l'avevano imparato i giuchi. E aveva tutta un'esperienza di buone generazioni per mettere i capi, soprattutto senza buchizzolo.
E sento, le giuro più dell'antica cavalli, è un cavallo maschio, ma è una, mai una, se da una jumenta, se da una mula, quando dopo ci fa su un piccionante, e quando tu tendi i due capi, si intorturegliano. Allora, pigliano un trefolo così, pigliano la gova, o contrimenti i pigliano alla pattola, contrimenti pigliano un trefolo così, a mezza gova, cacciavano giusto un pezzo, ogni tanto tagliavano un pezzo, perché il cavallo non stesse mica disformato la sua gova, allora tagliavano due sedole così. Beh. Allora, ecco. Dopo dico, pigli per la punta così, con pettine, pettinetti, e là chiusti più lunghi per cacciare i due capiuri. Se t'aveva tende le mille, 4, 5, 5 sedule vostre, chiamano le sedule, 5 sedule vostre, se t'aveva pigli le vernice, ne metti 8 nuove. La dentitura che avevamo noi, quindi, Santo Pedro accendo un nebbio, ce la mette sulla piazza e un tordolo. Allora si mette a parchetto, si fa un persuolo, si fa un tenditoio che lo si ponga dentro. E di questi che si mette un capio. Beh, l'affare è che lui montante per lì ha un capio e che lo si possa calare dentro a un balaiumi. Non c'è mica rompe troppo, non c'è mica. E lui unge lontano, op, si cala per pietarsi per dopo andare a mangiare. Cosa lì che questo sistema a barchetto moriano più in furia che. Ora, un dordolo da vene si cala qui, poi si piglia di capo dentro, è finita. Mettirò a sielli, se li diverranno sovagliati, dopo ne appena così te i voto. Allora, qui cosa ne facciamo? Mi mettiamo un po' quarti e ne pigliamo quasi mai. Curioso sto gelo, Io è un gelo che si abitua all'uomo facilmente. E seguito cappiaiolo. È seguito cappiaiolo. I soldi che c'erano erano i merli. Mi vengo, quando era a Cittella, andavo a pescare come papà e la sera giungiamo, la prima parola di papà gli era domandare, e giuntunimo, e te in cittadini. Cittadini che venivano, che pigliavano i sacchi pieni. Da Solaro partivano i sacchi pieni, c'erano 3, 4, 5 cittadini che portavano un bastia e imbarcavano nei continenti. Allora, solo mezzo da i merli, i soldi da i merla. Con solo merla pulla. Allora, se ne parte la mattina a montagna, mangia l'alba quando non c'è mica neve, o se no ne chiosi. E rientra la sera. E per questo si piglia meno i merli con sole. Quando è gli stessi, il più bello momento è quando lui piove. Allora metti tu qua, più ne importano due. E a merla come le vedi in terra si piglia sai, c'è qui che non se ne piglio più, c'è sta specialista. Quando si unge, se lo perde il canto, si unge, sciacca le noci intera, attacca la baghetta e presto fatto, tic tac. E la mettono a pronte morricchette così. E mettete vago? E metto vago. Ah, senza vago non se ne può pigliare qui. Allora, vostro nemico di Orpe? A Orpe numero uno. De volte se ne macchia una macchia rossa, così se la trovi, sterpa, come la scianunda. Vabbè, per questo l'attendo un poco qui, un poco là, un poco. La merla, di qui, di noi. La merla più buona di tutta la regione. Qui mangiano vaghi e murtola. Dopo, più tardi. Se le mantegliano lo spendo in terra, devo armi di terra. Perché noi mangiamo la merla a parte do culo di ciaraggio, fino al naso. Fuori lo pizzo. Fino al pizzo. Si mangia tutto. Si mangia tutto. Perché? Quando hai preso una cappia la merla, si sbiota. Si sbatte e si sbiota. Così i trippi sono puliti e ci permette di mangiare tutto. Quando è tombo fucili. Non mica il tempo di sbiottarsi, dunque i trippi sono brutti, sono pieni e se non sono mica intavonati. E in più usano queste segaglia e sono immangievoli, ho visto sono immangievoli. E in più c'è scrupolo da pallina.
Corrège, oggi è questa caccia interdetta. E sono tutte interdette queste, ma sono sempre state più o meno interdette. Ma perché sono interdette queste caccie? Non tu vuoi non sapere fa? Io non sapevo fa, ma era di noi una maniera di biasa animali. Di biasa animali, e boh, quando li tendiano i capi o di Milano migliaia, Milano e migliaia, dunque penso che l'amministrazione ha voluto va di maniera che si ne bide assai meno. Qua. Ma non è mica la causa della sparizione di logelli che si tramutano? In tutta maniera, ora fucilate anche meglio, e poi ciò che di anche meglio che anche fucile, si tira ma non si viene mica sempre. E si perde. Si perdono, sono ferite, è anche meglio. E questo è che vorrebbe, io penso che di una maniera fatta bene si voglia lasciare questa caccia di noi autorizzata in certe maniere, in certi luoghi. È più selettiva, eh? È più selettiva. È più selettiva e meno drammatica per gli animali. Perché per le cuglie un fucile faceva anche più devastico o capio. Facevo gli sguasti che la gente stessa che sono feriti e poi facevo gli sguasti alla natura, perché i biombi di noi, tutti i biombi della natura, li facevano mica a manca elli. Allora, giusto appunto, oggi, se evoluzione, se giunte le armi nuove, cioè sei cartucci, ci sono i famosi cat-cat e biste, questa di nuovo a biste si può dire che è stato un castigo per la caccia. A biste è stata qualcosa che ha rovinato la caccia. Ha rovinato la caccia perché ha permesso di cacciare in una maniera troppo facile. Troppo facile e già che l'animale non è mica sai scienza, ora neanche meno. Soprattutto che ora, anche biste, ci agaccia in notte. Ci agaccia in notte di quelli che fanno cacciare la notte, anche le lampane, e i cazzi e tutto il resto. E dunque c'è un bracconaggio che si sviluppa perché c'è troppo biste a parte. Ma come spieghi questa caccia da piatto, bracconaggio, non so mica se abbiamo un corso a parola che ci vuole. Come spieghi l'evoluzione, oggi, questa crescita di un bracconaggio, per dirlo in francese? La crescita che è una caccia un poco emotiva, è una caccia appena emotiva, dunque i giovani gli piace. E sapete che i giovani hanno uno spirito un poco vivi, così, e tutto ciò che è normale, non gli piace mica troppo, gli piacciono ambientare, e andare dell'evoluzione dove c'è qualcosa di interessante. Bon, e per questo che i giovani sono assai attirati in noi per un bracconaggio. Vi siete battuti a vedere ragione? Abbiamo cercato di fare il possibile, ma che volete fare? Questi sono i mesi di Stato, questi di noi. Bon, ci sono i guardi, un ruolo di guardi. Noi cerchiamo a far capire ai giovani che la strada è mica questa. A strada di cacciare normalmente, con un bracconaggio, un portenondo animo, né un animale, né manca elli. Bon, ma è difficile perché è un muo, è una muo che si è messa in piazza e che è difficile a piantare. Ma ci sono chi vendono la roba che li tombano? Più o meno più o meno vendono la roba, bon, soprattutto i ricazzi e le pernici, tombate la notte, le levre tombate la notte. I cignali se ne vendono di più in poco, che ce ne sono talmente i cignali che la gara non è più così. Ne parleremo dopo. Ma soprattutto a Vicassa si può vendere 50-60 euro. A Vicassa, e Bernice, e Levre. E capite che la notte è facile, eh? La notte è facile, anche con un progettore, voilà, è difficile apparare questa. C'è una volontà di Stato, ma non mica i mesi, nemmeno i mesi di voler parare un affare così. E ora c'è quelli che tombano e poi c'è quelli che comprano. Hai fatto un'azione, diciamo, l'osteria si può dire, che comprano soci di tombi, l'hai detto, non c'è mica a comprarli, hai fatto qualcosa? C'è una sensibilizzazione che si faccia sempre, senza resto. Ma il problema è che ci sono le leggi, c'è i mesi di buon pesce a vendita di un cignale, per esempio. Ma è tutto complicato, c'è un controllo, allora lo Stato ha le possibilità di farla, ma andare a visitare i ristoranti, domandare, scusi, quella è ginente, e poi che di quel paese è difficile a fare qualcosa. Difficile a fare qualcosa perché che tutto il mondo diventa la sua posizione e quelli che hanno avuto il suo lavoro lo vogliono mica fare come si è. Ma quello che compra e chi dà questa carne ai suoi clienti, se lui c'è un cabadoglio non ha la carne, quello che è responsabile? È lui che è responsabile, perché lui normalmente
la carne qui passe au ristorante è una carne qui sorte di una linea normale, qua. È obbligata di passare per i veterinari, controllata, ci sono i registri di carne, qua, della non compra, quale, gumo, bon, un rischio anche di questi, eh. Tutto il mondo abbia un rischio, questo è vero, ma bon, se, tanto che non ci sarà nulla chi schiattarà, è difficile a verificare tutto questo. Dunque, ma tutto, così tutto il mondo se ne fotte. Comprano la carne a poco prezzo e anche da presso a me pagano anche abbastanza cara. Ma bon, tutto il mondo è contento, i turisti li piace, ma guarda, tutti i segnali che non c'è, penso che sia c'è i cacciatori che hanno la carne, non sanno manco più cosa vanno. Ah, non penso più che i ristoranti ne comprano assai, non penso più. Ah, per rimanere ai pratiche a caccia, ti sei reso conto tu nei 20 anni che hai fatto presidente di cambiamenti che sono venuti così questi cambiamenti o ti ci aspettavi questi cambiamenti? I cambiamenti, se tu vuoi, erano lanciati avanti che noi possiamo reagire. È un'avanzata importante che è giunta così. Tutti i giorni scopriamo qualcosa. Tutti i giorni scopriamo qualcosa. Eravamo quasi abbiati all'improvvista di voler fare qualcosa. Dunque è una situazione che è come un progresso, una situazione che voleva assai in furia e non eravamo mica abbastanza preparati per cercare a pararsi a fare questi. E questo è un problema di noi. Poi c'è le armi che sono modernizzate di noi. Tutto è moderno e poi c'è di noi la capacità di niente, di poter comprare sai, i cartucci, di poter comprare l'arme evoluate e tutto è così. E poi da una società che tutto ha presto così è difficile a prevedere l'affare, è più difficile. Per rimanere ai caccia tradizionali c'è di nuovo la famosa caccia a Ira. Allora a Ira è un francese del Loire. Questa è una caccia che oggi non è più conosciuta, ma da noi tempi era praticata. Era praticata in certi luoghi dove c'erano soprattutto i foresti voi, perché a Ira si mettiano degli arbori di uvoi. È un animaluccio che pare come le curioie, si può dire. È uno strecurioio a noi, è uno strecurioio a noi che ha 6 ore a mangiare. E dunque, se lo che costituisce ci sono i foreste, hai una sa pratica, ma mica in tutta la Corsica, qui non concernavano che i luoghi che c'erano i foreste, Zigau, Palnega, Fiumorbo, Ghisoni, ma tutti questi luoghi che ci sono assai stese di foreste di voi. Ti propongo questo appunto di Capulaccio in Cuzzà, dove Francis Pantalacci ci ha mostrato come la si chiama gli Aira. O Taro è un vangono che ha sempre accigliato a Ira, soprattutto Cuzzà, dopo c'è Zigau. Ma un po' con Pallega, dopo si è un po' sparso, ma io dico che c'è diegene e chissà come dire annanze si campano. Famiglie di gioia, famiglie di ricchi, che interdicino di andare a caccia a Ira. Perché i provitani, e solite che i provitani per pigliarli, perché tutto il mondo andava a caccia a Ira, perché a Ira era un ripasto di signori. A Ira è un animale che risiede un po' l'eroe, il cucino dell'eroe, è un rongeur, è un animale che mangia castagne e cagliande, e si iberna, dorme d'inverno e quando vede il tempo di ogni si sveglia, un po' come la sarpia. A Ira quando si sveglia, al principio si caccia di amiche perché è magra, e dopo quando c'è Andi Vaino, quando c'è Andi, a Ira è grassa e in più faccio la cacciaglia perché quando è grassa un po' d'amica di punte dell'arbore stanno più basso possibile agli andi in terra e cercano di mangiare e quando sono grassi stanno un'amica abbastanza forza per cui in punta dell'arbore. Il tempo della caccia deve durare al massimo 3 settimane, quindi ciò di cominciare a partire dove ciò trovi sino a Vindutroi o la prima settimana di novembre. Dopo, quando c'è il tempo, sparisce nella parete e si addormentano. Si può avere di volte, dopo mezzogiorno, li vorresti tranquilli, soprattutto quando c'è mica assai di mangiare, perché hai sorti per cercare di mangiare che c'è da mangiare di noi. Un solo problema da Ira è che gli piace il silenzio. E anche pure di volte a mattina quando dai in babbo ai porchi, mi sentivo cantare. Ma quando ogni quasi noi di cantare,
si sentiva più nuda. Penso che si tornava nei bicchieri, o se no aspettava la macchina o un bucciaio più. E cantano, un piccolo briono, cri, così, un coso così. Una ira può fare 7 ore di cicatrici. E poi l'altro si diva l'acqua. Quando il pastore vengo di combattere la montagna e che quando marciava si era in terra suente tre fogli. Ed è la ira che sta di fogli per pure fare un suonino. E qui ci sono, dentro l'arco c'è dei tavoni. Lo chiamiamo Ubichedo o Abidigiola. E facciamo suonire un drento. E quando lo vediamo si tavoni che chiamiamo Abidigiola o Ubichedo, in cui un uncino in legno e mettiamo un drento a Ubichedo e normalmente ci sono i fogli verdi. Quando ci sono i fogli verdi è che gli accevo più suenti. Sbuttiamo un maximum di questi fogli, Ubichedo, che non chiamiamo Ubichedo. Ragazzi, le vuole? Voilà, le vuole verde. Dopo abbiamo un murzo di asciutto e fumigate assai. Stendiamo un fuoco al murzo, mettiamo tanto bicchiere e cominciamo a soffiare. E il fumo goda, perché la ira può essere ancora a 5-6 metri d'altezza. E mettiamo la recia così, sentiamo quando è da tosse. E qui continuiamo di nuovo un po', e dopo sentiamo quando è di valane, perché dopo la ira cerca di scappare, o fare per dove gli intrutta. Che vale, qui sentiamo. E qui dopo sentiamo tutto sa poco e che a ire è cosa addormentata. In quel l'uncino fa buena e quando viene l'uncino c'è sempre la gore che viene, tiriamo la gore, sempre. Dopo tiriamo piano per la gore e ritorciamo il capo. Come ha imparato? Mio papà che mi ha imparato quando ero zittito, andavo su 20 quadri che era mio papà, era pastore, era animali, capre e porchi. E noi eravamo una famiglia di quattro zittiti e all'epoca c'era bisogno di mangiare, poi non c'era più soldi da fare. Non che mio papà dai, quando dai i miei porchi una volta a settimana ci restavamo, gli statini porchi sono montagne, ci restavamo, facevamo 2 o 3 bicchieri e così ho imparato in conedo, dopo ho ritenuto in 2 cani luoghi che si poteva cacciare, sono sempre gli stessi bicchieri, dopo i bicchieri stanno in famiglia. È una caccia e una passione. Quindi chi impara a cacciare a ira, ad apparte a cacciare a ira, dopo come si vuole andare a uccignare o andare al parnicio o ai ricazzi, è veramente una passione. Cioè che è faticante. Cioè si sguasti, Cioè si sguasti perché c'ho di guidare l'arbore, c'ho di attenzione, c'ho dell'abitudine perché adulti si mette un pelo tanto una vetta che è mezza, dunque c'ho di vedere la beh, quando si guida tanto un arbore là. Ed è sportivo, dicono che è un coso sportivo, a caccia a ira. Ma quindi che cattasto a ira, gli piace mangiare ira tutti gli anni, perché è una carne che fino a vino si deve essere preparata, è veramente buona. E dopo viene una passione e poi un piacere di mangiarlo perché è buona. Ma sotto nella cuzzanaccio. Infatti sono cacce tradizionali che piano piano hanno sparito, no? E hanno sparito, piano piano hanno sparito, perché anche pure i giovani che nascono qui in Cuzzà, i parenti, non sono più portati come innanzi, avevano i porti a bordo di strada, non c'è più questa passione di innanzi quando un porcaggio partiva in casa musetta, anche erano addosso, e una volta a settimana da mangiare i porti come se era vostro, che non si può crescere mica troppo qua. Dunque, i giovani un po' non imparano, perché non è più la stessa vita che di innanzi. Sono più una natura a bordo di strada. Allora, un affare curioso, hai intercettato di Domba 30 segnali in una battuta e poi quando gli viene Domba un animalotto così, hai non sono mica contenti, si può dire. Quanto che è curioso l'affare, eh? Hai è complicato, sapere ciò che si passa in dei cervello e niente, hai capito. No, ma soprattutto perché chi arriva pare un piccolo animaluccio simpatico, allora un po' come un creaturello, cioè mica fa lì male, piuttosto così, allora che un cignalaccio, quello che bene rompe tutto, sono più severi verso il cignale. Ma un animale non sono mica minacciato di sparizione ieri in corsa, ci so quantunque, non c'è mica un pericolo. C'è mica un pericolo, tanto che la foresta è in equilibrio, non c'è mica pericolo. Boh, allora ciò che la foresta si mantenga in equilibrio, perché la natura è fatta così, c'è un equilibrio generale, quando qualcosa c'è un pigheglia che non c'è più equilibrio, tanto tutto è possibile. Ma
D'après a me, bon, ce n'est mai stato miracoli, miracoli, eh? Ma penso che le lire sono sempre, saranno sempre salve di foreste di voi. A un affare curioso, si può dire l'animale ha bisogno dell'uomo, un caso è la mufra. Quando l'uomo sparisce in montagna, la mufra non sparisce, perché non c'è più pastori, non è lo stesso capatoio. Ma tutti gli animali salvati che sono liati all'uomo. La presenza dell'uomo è importante per farli sviluppare. È cattiva perché si facciano tombare, l'uomo tombano anche lui, ma senza l'uomo la natura rincula. L'uomo fa partita della natura come l'altra specie. Tutto il mondo ha bisogno di tutto il mondo. Ma l'uomo intelligente, più intelligente, tocca a lui ammanaccare la natura. Ma o caso no, dove non c'è più uomo, la natura è castigata. Un caso è la mufra, ragazzi, chi è la mufra? Dopo che abbiamo due misure per interdire la caccia, allora a chi ne si deve? Siamo mica noi che abbiamo due misure, la mufra era talmente castigata che cominciava a smarrire. Dunque, l'organismo di Vesi e all'Eblica hanno avuto l'iniziativa di non castigarla più. Bon, ma malgrado tutto, le difficoltà arrivassi, Perché non c'è più pastore. Ma cioè Dio riconosce che la mufra il suo più grande nemico era l'occupazione di un terreno, l'occupazione della montagna, che hanno fatto rinculare la mufra davanti ai pinzali della popolazione di pastori e di animali cappiati la leu. La leu ha obbligato la mufra a curarsi il più alto possibile. Allora, la mufra non è mica fatta per idee. È una pecora. Non è mica fatta per stare dei bettali. Se la gola dei bettali è perché chi non ha più piazza strò. Fuglia l'uomo. A Oaki c'è di meno pastore montagna, si vede che a Muvra rivale e rimie in supposizione dei tempi. Ma ho fatto che un mese si chiude già sai gorgiole, un po' di più pace le animali. Un po' più pace, questi c'è un travaglio a fare, bon, penso che ci so che lo facciano, ci ho intrattenuto un mese. E sicuramente che in certi luoghi ci ho bruciato, ci ho fatto l'incendio, i voghi diretti, dirigiati, di maniera che tutta questa macchia che in pesce mangia poi si smarisce e permette all'erba nuova di crescere. Voilà. E poi c'è di nuovo un caso di levra e di un lapino. Allora, questi di nuovo c'è un disequilibrio che si è messo in piazza? Un lapino non ha mai fatto parte della caccia tradizionale corsa. Ce n'era qualche uno per dire un capicorso, ma ce n'era mai. Un lapino è stato messo in corsa, che abbia gente che l'hanno pigliato a stroppo e portato qui, pensando vabbè, ma qui si sono trovati, si sono adatti assai bene, tutto gli conveniva e si sono sviluppati in una maniera troppo importante. Come in Balagna. Come in Balagna, e c'è un disequilibrio importante. Un lapino, a quantità di lapine, hanno venuto per porre un problema alla natura, c'è un disequilibrio che si è fatto. Dunque, certi animali come la bernice e come le levre hanno abbandonato i luoghi dove i lapini si sviluppavano troppo in fondo. Perché la sparizione della levra è una lea con un lapino? Può avere una lea in certi luoghi, sì. Certi luoghi no, luoghi di montagna dove ci sono mica i lapini, ci sono sempre anche qua le levre. Bon, a Oaccio riconosce che la levra è vittima di una malattia, le BHS, che sterpe tutti i 6 o 7 anni, sterpa. Orosamente che i giovani, finalmente a 3 mesi, un po' non mica abbia la malattia, sono immunizzati, dunque ribartono, ma tutti i 5-6 anni c'è la malattia che bene della levra. Ma cioè dire che a levra ancora un lapino, ma non mica insieme. Dove c'è troppo lapino, ce n'è uno. Quando uno via su brana, l'astro smarisce, se ne va. Perché la levra era una caccia tradizionale in corso. Un lapino non è mai stato una caccia tradizionale. Mancava i cacciatori ci vanno a contare i lapini. C'è qualcuno che ci va. Ma la levra era una caccia straordinaria. Nobile, assai nobile. Ci sono i cacciatori di levre che avevano i cani apposta, cani correnti apposta. Era una caccia magnifica. Una passione. Poi niente intelligente. Quando non ce n'era più assai levre, erano pronti un cacciatore più, anche pendente 2 o 3 anni, se lo giuia. Sono cacciatori assai onesti per la difesa della levra. Bon, la levra c'è sempre, è bene che la ci sia, ma malaurosamente c'è di meno o meno cacciatori di levra. C'è di meno o meno cacciatori di levra perché non ce n'è più, perché ci sono gli uaigani e perché è difficile. E poi ci riconosciamo che l'apertura delle biste facendo che o più gran parte delle levre si facciano tombare a notte per i bracconieri. Perché hanno arrivato queste levre da Europa
di l'Oriente, c'è una levra corsa, c'è una razza corsa di levra. Noi in Alta Corsica non abbiamo mai fatto una levra di d'astro, perché è la nostra, è la nostra che è solo capace di svilupparsi in casa sua. L'animale che tu facevi in astro, bon, può ti può aiutare un po' a cacciare, ma infatti a lunga andata crea un disequilibrio con un bambino. Sono mica abituato ai nostri luoghi, sono mica fatti per campare da noi. E poi c'è una stagaccia no, che entra quando c'è mica, era un riccio, mangiano un riccio in corsi. Io mangiano un riccio, è bello, un riccio, un pochetto. Un cacciano con i cani. Con i cani, papà, i cani, quanto a me, gliene mangiano dure, eh? No, per cercarli, e mangiano un riccio, mi dicono i vecchi che mangiano un riccio. Dunque, questo è tutto a fare il suo sparito. Un riccio non era mica una caccia tradizionale, era piuttosto una caccia di un portaghi paesano, un giardinario, poi avere un riccio si mangiava, non era mica una caccia veramente classificata in della caccia tradizionale. Allora, oggi venite inteso il verbo cinghiale, allora il cinghiale che è un affare oggi è diventato un miracolo, allora, per parlare di evoluzione, la caccia, ti ricordi, abbiamo filmato un tallone una ventina anni fa, una caccia, tutti no, i vecchi, un bello film. Che tutti i vecchi oggi, tutti i vecchi sono tutti morti, si può dire. Allora, vi propongo di rivedere un pezzo di sta caccia in tallone che ne abbiamo fatto 20 anni fa. Tanto c'erano tanti cinghiali, pochi. Quando mi tombò il cinghiale ero una vista e tutto il mondo andava sopra il pezzuccio e spartivano. Allora che lì avevo un pezzuccio di cosciutto, un pezzuccio di spalla e mi ricordo vedo da quello che aveva i cani e il capo veniva quello che lo tombava. Per me non è manco più troppo amusante. Quando tu giungi a tombare 10 a 15 cinghiali, non ho battuto. A mio mondo la gente so che li ne facciano. Aderano, perché sia, ma più bella sono obbligata in Italia. So che li tombano un nome. Tanto erano i veri cinghiali. Una lupa, una femmina ne faceva due, mazzimone. Se la veniva a tre, e poi trovavano un da mangiare con un animale che c'era. Non c'è né ghianda né castagna, invece che va, hanno tutto per elli, tutto per elli i cinghiali. Erano quasi tutti pastori, il paese quando siamo a macchia, di notte e di giorno abbiamo aperto che ci perdiamo. Tutti i luoghi hanno un nome, per esempio qui siamo nelle Spilonche, dopo fare sotto c'è Prandula, un fiume corsigliese. Tutti erano i nomi. Poi loro erano più puliti che aveva, capisci? C'era sei animali, c'era un tallone, c'erano so quanto capre, bande di capre, di altre bande di pecore, invece che non c'è più manco un animale. Quando andiamo a caccia disegniamo una regione. In tutte le regioni che mandiamo ci sono i cinghiali, non andiamo manco più a investigare. La sera abbiamo parlato, domani abbiamo fatto il luogo. Mettiamo le buste a tal luogo, fermo così, la caccia in generale, quanto è possibile, o a mano, che certe mani non sappiamo di quanto luce gente, o strimente le organizziamo la sera, non sappiamo nemmeno andare. Lo salto è qui, e tu salti, stai qui tu, e continuiamo, mettiamo le buste. Due sorte di cucinare? A me salta qui, ma qui c'è tutto, mette qua su, perché qui saltano i furi, eh. Forza andarci a caccia, si sa dove li passano i cinghiali. C'è un tofone e poi certe volte capiamo che mi ha saltato qui, America, e ci sono le buste che i cinghiali passano appena di più, ed è non questa appena erosia. Che ci so che vorrebbero sempre più belle buste. Non c'erano tanti cacciatori, da quel paese c'erano i mugagoni, come so quanto è che per i goni, con la nuova biadia e poi un paese in una. Ci parla che abbiano 30-40 cani, 3-4 equipe di cani, ma da non c'erano tanti cani. Io mi sono sempre piaciuto i cani, o a caccia per i cani, ma sai come me, ce ne sono parecchi, 3 o 4 dell'equipa che hanno i cani, buono.
ti piace avere qualche cane uno e poi sei contento quando dice non mi do un cinghiale non sei tuo cane. Tu hai avuto i cani uni, eh? Ah, ti hai avuto uni, sì. Ti ricordi? Quello non, come si chiamava? Nuaru, Nuaru e Pirino. 20 anni fa, anche qua ne parliamo sempre. Mica solo io. Quando c'è stato un cane che era uno, ogni tanto ne parliamo. È un souvenir, ci si fa. 20 anni dopo ne parliamo sempre. Portavo il ronzedello ai due cartucci e non tirava mica all'aria che non avevamo. Ci fa attenzione. Ci fa attenere, yeah. Se no ci fa tirare a corpo sicuro, se no aveva una vernice, un colombo. Invece ora i cartucci... E oggi ammetti, detto pure, che non passi mica un cinghiale. Per esempio, in una regione, un cinghiale fa una battuta, mette le buste davanti, cioè che oggi siano piazzate in maniera che un cinghiale non passi mica, non c'è mica buste. Sono fatte apposta. Ma beh, oggi non c'è mica troppo appassionati. Sono più appassionati per tirare. Ma ci sembrate con come fai oggi? Cioè, sembrate, per esempio, se i cani ti trovano a rito, tu si imbocci, non è mica oggi, già che un cinghiale entra in caccia. Un bocete che a una certa epoca, quando lo c'ho la sapella, ma fa, ce l'ha seguita. Un cinghiale certe volte a 20 minuti, 20 minuti, un quarto d'ora, certe volte 10 minuti avanzo. Quando i cani muoiono, mo capiamo i cani. A voce. All'abbaglio, come lo si dice, conosciamo tutti i cani, questo è il cane udale, questo è il cane udale, questo è il cane, questo è il cane. In generale conosciamo tutti. Ti ricordi il primo cinghiale che ti hai dato? Quanto a me 14 o 15 anni, yeah. Era Tombo Quinto per un'oria. Beh, mi si pareva per Tombo, era contento, sai, era una festa per un giovane che... Era contento? Era contento, boh. Allora, ora c'è, oggi ne siamo lontano di questa caccia qui, Ne siamo lontano. La natura è cambiata, l'agricoltore si sono smarriti, la natura è abbandonata, tutto ciò che era coltivato in dei paesi innanzi è diventato sossebali, sossebalagli, e dunque non c'è più l'uomo smarrito, l'agricoltura smarrita e tutti gli animali che erano vicini all'uomo sono smarriti. A Bernice campava in giro all'uomo, a Levra campava in giro all'uomo, e a Macchia che ha rimpiazzato la cultura. Dunque a Macchia è diventata un castello di cignali. E i cignali si sono sviluppati. Comunque, giusto appunto, ti volevo domandare, perché c'è tanti cignali oggi? Perché c'è tanti cignali perché il territorio è favorevole. C'è assai Macchia, voilà, e dunque tu... piano piano c'è un disequilibrio. In fatto, il problema è il disequilibrio più grave di appartenenza all'uomo. Quando l'uomo ha chiedato il territorio, diventa bagaia e il cignale ha piato la soprano. Tutti gli altri animali sono smarriti perché le Bernice hanno bisogno di edribiere, di esuminere, all'evraino, e come non c'è più agricoltura. Allora ci vorrebbe giusto appunto che i cacciatori pensano a rimpiazzare un po' questa agricoltura che è smarrita. Portanto c'è la pressione tanto al cinghiale perché c'è. E chi per sguardare i caccia ce ne è centinaia in corsa. C'è una stesa assai maggiore, di una potenza maggiore che non è mica praticata. C'è Macchia, a Corsica è coperta in Macchia.
ci sono i luoghi che l'uomo, manca i cacciatori, ci mettono più i beni. Morano di vecchiaia i cignari. I cignari morano di vecchiaia. Qua chi va a cercare, soprattutto se non c'è mica biste per gli undici. Dove ci sono le biste, anche certi giovani, ma dove c'è più, non ci sono estese, un pericolo, e che un giorno ci sia una malattia. Se un giorno c'è una malattia, adesso è una catastrofe. A Corsica è un disequilibrio naturale. Gli agricoltori? O manco l'agricoltore non ci sono più. Perché se ti obbligati sui cacciatori, ti obbligati a pagare gli anni fatti ai cignali. Questo allora un capatoglio di noi che non si capisce mica, ma è così. Allora, siamo noi che paghiamo, allora che siamo noi che dombemmo? Siamo noi che dombemmo, ne dombemmo 20.000, che si passerebbe se non dombessimo mica? Siamo noi che dombemmo, sono mica i nostri, sono mica assegnato a proprietà dei cacciatori, è una partenza anonima. E avete ragione chi paga. E siamo noi che a legge vuole e vuole qui, e vuole, quella vuole, cioè siamo massacrato quella vuole. E voilà. Siamo noi che siamo obbligati a pagare, siamo obbligati a pagare gli sguasti. Allora, qua gli sguasti, piano, siamo andati a un piano mica troppo importante, perché l'agricoltore era anche i cacciatori, capivano certi affari. Ma qua, anche i giovani agricoltori e tutto questo, tutto il mondo cerca soldi, dove li buono. Avanti c'era prima la vacca, qua c'è da stare prima che si mettono un capo, dunque dove ci sono i soldi a piava, non si paga più nulla, non si paga più nulla. Ma con piaglieri e ranoni ci sono i vasti. Ma a suo conto questi, i cacciatori un giorno hanno messo la chiave sotto la porta perché non hanno più da pagare, come va? Siamo mica noi che abbiamo pagato tutti gli sguasti, come vedono via, non ci sortiamo più. Ci sentiamo più, un giorno mi messo in cessazione di poter pagare. Però c'è la pressione nel tuo segnale, E c'è la pressione, ci sono qua a notte, muoiono qua a notte. Allora, ma tutta questa pressione, tutta questa caccia, non basta mica a regolare l'animale. Ma ufficialmente c'è 20.000 segnali d'ombra. Ma non sono mica di tutti, i segnali non è mica scompartuto in stessa maniera, non è tutto il territorio. Perché un segnale non è mica scemo, ma soprattutto dove c'è a bere e a mangiare. Non si sta più in dei luoghi che c'è poco aiando, non c'è più castagne. Se non se ne può fare in piaglia, due già roba, una quadra, l'ua. Dunque questi è il problema. Ci sono i luoghi in montagna dove non ce n'è quasi più cignali e ci sono i luoghi in piaglia che diventa impossibile a sopportare. Dunque questi c'è una politica di noi di cercare di buon mantenere questi segnali all'interno dei paesi, ben mica che li valgano tutti qua, c'è una politica che questi mette in piazza. Un cervo, che ne si muoia? Un cervo, se vi parlo francamente, di positivo della maniera che ha morito un tributo, una spesa che non esisteva più. Dunque, la ricchezza di un per la ricchezza di un patrimonio, è bene. E la caccia che ha causato la sparizione del cervo? Sicuramente che sono i cacciatori che hanno tombo gli ultimi cervi. L'annata 60? L'annata 60. Che le volte un cervo ce ne abbiamo felicità. Ma ora il problema è che un cervo si sviluppa in una maniera importante, che un cervo faccia ancora più di sguasti che un cignale, e che siamo noi cacciatori che siamo obbligati di pagare i sguasti di un cervo. Allora non si può mica cacciare. Noi non siamo mica d'accordo, non siamo mica capiati noi. Non abbiamo mica capiato noi, che li pagano quelli che l'hanno capiato, ma questi non vuole pagare. Allora piano piano, come la legge dice che sono i cacciatori che hanno pagato, più passa il tempo, più hanno che un cervo non è più capiato, ma che si è installato in una maniera naturale, e hanno cercato a farci pagare di noi i sguasti di un cervo. Allora, e questi allora è a morte di avere ragione. Allora, giusto appunto, tutti questi capatogli che tu ramenti qui, io c'è una riflessione si può fare. Oggi la caccia torna a sobbiare nella società moderna. La caccia face partita dell'equilibrio della natura e della vita della natura e dell'uomo. Solitamente la caccia ad essere in adeguazione anche alla vita. Ad essere in adeguazione anche alla vita in maniera che la si face. Volevo che tutte le leggi della caccia che sono state fatte in Francia suente non sono mica adatte alla nostra realtà di qui a Corsica. Noi abbiamo la nostra maniera d'essere, di pensare. I nostri territori non hanno mica lo stesso statuto che i territori di continente. Dunque, qui a Gaccia avrebbe essere riflettuta in Corsica e mica stro. Dunque, domandate che la collettività territoriale abbia competenze per la Gaccia. Abbia competenze per la Gaccia. Più decide a Parigi, come si abbia a Parigi a decide. No, più decide a Parigi. Sì, l'affare di Gaccia come altronde da stre capatogli, ad essere riflettuta qui. Perché ci concerne a noi
E siamo noi che sappiamo come ce la fa per regolare la caccia in corso. Perché a Sologno e a Gorsi non sono mica le stesse regioni. Non mica le stesse regioni. Soprattutto che ci sono regioni di un nord-est di Francia, le Barin, le Haut-Rhin e la Moselle, che in materia di caccia non sono mica di un diritto comune. Hanno esolegge. Fuori da Elice. Dunque noi pensiamo, allora noi qui a Oa, siamo sotto la legge francese, se la legge francese non è mica piegata, tutto il mondo di Oeloti, tutto il mondo ha contornegli, quelli di Cascigliaghi non la rispettano mica, quelli che hanno controllato non la rispettano mica, di una bagaglia generale. C'è una legge adatta alle nostre realtà, alle nostre mentalità, alla nostra maniera d'essere e alla nostra maniera di pensare. Forse sarà l'ultima parola di questa missione, perché qui hai sempre questa passione di natura e di agaccia. L'avvenire di agaccia è questa che sta in corso, non c'è mica un'altra soluzione. Allora, Roger, ti ringrazio e questa missione compia. Saluto a tutti.